attivare trattamenti personalizzati per le persone colpite da sclerosi multipla, analizzando gli studi e le sperimentazioni cliniche raccolte nel registro italiano a tema. Il Policlinico di Bari è al lavoro per farlo con la Clinica di Neurologia dell'ospedale per finanziare il progetto, nato nel 2014 con un accordo di programma tra la Fondazione Italiana per la Sclerosi Multipla e l'Università degli Studi del Capoluogo. Non a caso è arrivato anche lo stanziamento di 2 milioni di euro dal paniere dell'ultima legge di bilancio. Primo passaggio, la raccolta dei dati appunto di tutti i pazienti seguiti nei diversi centri italiani. Circa 2.000 i nuovi casi registrati ogni anno, nella maggioranza diagnosticati tra i 20 e i 40 anni. I numeri ottenuti con il registro finora hanno portato a ricerche pubbliche su riviste internazionali ad alto impatto, molte delle quali coordinate dal Centro Sclerosi Multipla di Bari, dove sono seguiti oltre 4.000 pazienti. Questo progetto, Registro Italiano Sclerosi Multipla, nasce addirittura all'inizio degli anni 2000, ma si è consolidato nel 2014 grazie ad un accordo quadro tra l'Università degli Studi di Bari e la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla. Piano piano è diventata una realtà importantissima nel paese, in quanto raccoglie circa 70.000 pazienti, i dati di circa 70.000 pazienti, e sta andando sempre più a crescere, e attraverso i dati raccolti abbiamo potuto pubblicare una serie di lavori che sono stati di grandissima utilità per migliorare la terapia e la gestione dei pazienti con sclerosi multipla.